I lavori allora, buongiorno a tutti, sono Claudia Salvi del Formez, chiedo scusa, mi ero distratta perché cercavo di caricare le slide. Volevo ringraziare inizialmente tutti i relatori che interverranno oggi, ma anche in particolare il professor Pasquinucci e Angelita Campriani, perché sono stati, diciamo, i promotori di questa iniziativa che noi abbiamo accolto con molto piacere, perché ci fa sempre piacere ospitare iniziative che riguardano l'Europa. Prima di cominciare questa interessante giornata, volevo darvi alcune comunicazioni di servizio. Allora, nella pagina dell'evento, come sempre, potete sia visualizzare attualmente il programma, ma dopo l'evento, dopo qualche giorno, verranno caricate sia le presentazioni che la registrazione dell'evento. Sempre dopo qualche giorno verrà attestata anche la vostra presenza e in particolare soltanto coloro che saranno presenti per 45 minuti consecutivi avranno poi diritto all'attestato di partecipazione. Quindi riceverete una mail con l'attestato di parte in cui si dirà che è disponibile l'attestato di partecipazione. Dopodiché dovete riempire il questionario di valutazione e solo dopo potrete scaricare l'attestato di partecipazione. Quello di oggi è un ciclo di tre webinar su populismo e crisi della democrazia rappresentativa nell'UE. Cominciamo oggi con questo primo webinar su capitalismo, democrazia e integrazione europea, un'equazione a troppe incognite, per proseguire il 29 ottobre con un altro webinar sempre alle 9:30, Il popolo ha sempre ragione, Demos versus nazionalità europea, per concludere poi il 12 novembre con un ultimo webinar che sono i nemici della democrazia liberale nello spazio euro-atlantico. Prima di cominciare, però, volevo anche ricordarvi un'altra iniziativa, che sarebbe questa consultazione pubblica sul discorso della Presidente von der Leyen innanzi al Parlamento europeo, che si è tenuto un mese fa, e abbiamo voluto aprire una consultazione. La consultazione è stata aperta il 19 ottobre, si chiuderà il 6 novembre. Ci farebbe piacere che partecipaste perché i risultati di questa consultazione saranno consegnati alla rappresentanza in Italia della Commissione europea, che poi trasmetterà a Bruxelles i risultati della consultazione. Quello che è importante, oltre a compilare il questionario di questa consultazione, è anche inserire nell'apposito campo una proposta, appunto per dare un'idea ai funzionari a Bruxelles di quello che i cittadini desiderano o meglio si aspettano dall'Unione Europea. Ancora vi ricordiamo il nostro focus web Europa, europa.formez.it, dove potete consultare la nostra newsletter mensile. Potete anche iscrivervi alla nostra newsletter sempre sul sito Europa e quindi riceverla comodamente nella vostra casella di posta elettronica. Così sempre sul sito Europa potete seguirci sia via Twitter che sul canale YouTube che è stato lanciato di recente e che contiene anche le registrazioni dei webinar che noi abbiamo fatto in questo ultimo periodo. Ricordiamo che noi abbiamo uno sportello informativo, veniteci a trovare. Attualmente stiamo lavorando a distanza e quindi facciamo una consultazione online tramite questa piattaforma. Abbiamo anche un indirizzo di posta elettronica europedirect@formez.it. Abbiamo tre focus web, di cui uno interamente dedicato all'innovazione digitale. E ora io mi fermo, lascerei la parola al professor Caviglia e vi ringrazio ancora i relatori per partecipare a questo evento. Sì, allora grazie. Dunque, come forse avrete visto dal programma, si tratta di un ciclo di incontri, quindi non soltanto un appuntamento, questo è il primo, ma una serie di occasioni di confronto soprattutto. Non si tratterà di un vero e proprio convegno strutturato come in genere in accademia siamo abituati a fare, quanto invece di un dialogo, di un dibattito. Anche tra persone che hanno, diciamo,
formazioni culturali diverse e ruoli diverse nella società. Siamo riusciti a mettere insieme questa iniziativa grazie alla collaborazione con gli Atenei di Siena e di Bologna. Io rappresento in questo caso l'Università Cuore di Enna. Il Formez ci ha, grazie al cielo, sostenuto con questa piattaforma che ci ha consentito anche di trasferire online il convegno che nel caso nostro fino all'altro giorno era previsto anche in presenza. E poi siamo contenti di avere ancora una volta la partnership della Fondazione Adenauer con cui da tanto tempo abbiamo collaborato fruttuosamente, che anche in questa occasione ha pensato di offrirci il suo sostegno. Dirò due parole sui motivi che hanno spinto me e gli altri colleghi con i quali ho portato avanti questa iniziativa, nonché con la Fondazione Adenauer anche abbiamo condiviso queste idee. Gli altri due colleghi sono Daniele Pasquinucci dell'Università di Siena, che oggi sarà qua anche in veste di relatore, e il professor Michele Marchi dell'Università di Bologna. Credo di poter dire anche a nome loro che i motivi fondamentali che ci hanno spinto a promuovere questa iniziativa partono dall'osservazione di due fenomeni. In primo luogo, la crisi evidente della democrazia rappresentativa e delle istituzioni liberali, così come le abbiamo conosciute, direi, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra. E questa constatazione porta con sé una serie di altre problematiche, che sono quelle per esempio del tema della crisi dell'equilibrio dei poteri all'interno delle istituzioni liberali, ma anche quello della scarsa rappresentatività dei vecchi partiti e della nascita dall'altra parte di nuovi soggetti politici, e in particolare queste formazioni, questi movimenti, diciamo che possiamo in maniera generale definire populisti. E all'interno di questo quadro di temi anche quello del conflitto sempre più evidente tra diciamo popolo ed elito, quelle che vengono comunque percepite come tali, siano esse di carattere politico, economico, ma insomma è evidente che la crisi delle istituzioni liberali è provocata anche da questo tipo di atteggiamento e da questo tipo di conflitto interno. E poi diciamo il secondo motivo di ordine generale che ci ha indotti a promuovere questa iniziativa riguarda un po' la crisi del progetto europeo, cosa che a noi che veniamo da un'altra generazione, magari rispetto agli studenti che stanno seguendo in questo momento, colpisce in maniera particolare. Ai tempi nostri, quando avevamo 20 anni, pensare di essere antieuropeisti significava automaticamente collocarsi in una sorta di ghetto e comunque appartenere ad una ristretta minoranza. Il progetto europeo nel suo complesso non veniva mai messo in discussione o quasi mai, anzi, forse c'era un europeismo acritico che alla luce poi degli sviluppi successivi del processo di integrazione europea, aveva anch'esso sicuramente dei limiti. E quindi questo cambio repentino a cui si è assistito negli ultimi anni anche in paesi che sono stati tradizionalmente filoeuropeisti come la Germania, come l'Italia, come la Francia, forse in Germania questo fenomeno non è ancora così diffuso come in Italia, ma diciamo questo atteggiamento di critica crescente nei confronti del processo di integrazione europea o perlomeno di alcuni aspetti del processo di integrazione europea ci ha particolarmente colpito. E quindi questi due elementi di carattere generale ci hanno spinto ad organizzare questa serie di incontri che speriamo e pensiamo possano essere per gli studenti un'occasione, naturalmente non solo per gli studenti, ma anche per tutti gli altri che vi partecipano, un'occasione per riflettere e per sviluppare anche magari un proprio spirito critico rispetto a temi e a situazioni che ci riguardano direttamente. Io vorrei adesso, prima di cominciare il convegno vero e proprio e di dare la parola al primo relatore,
chiedere alla dottoressa Patricia Liberatore, che è qui in aula con me a nome in rappresentanza della Fondazione Adenauer, di dire due parole introduttive sulla Fondazione e sui motivi che l'hanno spinta a sostenerci in questo progetto. Buongiorno, buongiorno a tutti, sono molto contenta di essere qui con voi, anche qui di per inaugurare insieme agli altri partner questo ciclo di seminari dedicato alla crisi della democrazia rappresentativa. Vorrei ringraziare soprattutto il professore Daniele Caviglia che ci ha coinvolto e che ci ha dato l'opportunità di nuovamente collaborare con le università e gli altri partner, appunto. Vorrei brevemente presentare la Fondazione Adenauer, è una fondazione politica tedesca con sede centrale a Berlino e più di 120 rappresentanze all'estero. Il nostro orientamento è la comprensione cristiano-democratica della politica e della società. La nostra missione è la promozione della democrazia, l'economia sociale di mercato, lo Stato di diritto e dell'integrazione europea. Come think tank sviluppiamo basi scientifiche e analisi su temi di attualità per stimolare il dialogo su questioni rilevanti tra politica, economia, chiesa, società e scienza, contando sulla nostra rete globale e trasversale di partner. La nostra rappresentanza a Roma si occupa del dialogo tra Italia e Germania in un contesto europeo. L'Europa e il processo di integrazione europea rappresentano il focus principale del nostro lavoro. Osserviamo continuamente gli sviluppi in Italia e in Germania in un'ottica comparata e di compartecipazione, incentivando lo scambio di prospettive per migliorare la comprensione reciproca. Con questi fini curiamo studi, pubblicazioni e occasioni di incontro accademico come questo di oggi e inoltre a organizzare riunioni politiche, convegni, workshop e incontri bilaterali. I nostri target sono decisori politici di Germania e Italia, rappresentanti del mondo scientifico, esperti, giornalisti. Dottoressa, chiedo scusa se la interrompo, si sente molto male, dovrebbe un po' alzare la voce e avvicinarsi al microfono. Mi sono avvicinata la webcam e il microfono. Si sente meglio? Lo chiedo ai partecipanti, se cortesemente in chat ci dite se si sente meglio. Sì, meglio, perfetto. Sì, allora, Perfetto, chiedo scusa. la nostra rappresentanza a Roma si occupa del dialogo tra Italia e Germania in un contesto europeo. L'Europa e il processo di integrazione europea rappresentano il focus principale del nostro lavoro. Osserviamo gli sviluppi in Italia e in Germania in un'ottica comparata e di compartecipazione, incentivando lo scambio di prospettive per migliorare la comprensione reciproca. Con questi fini curiamo studi, pubblicazioni e occasioni di incontro accademico come questo di oggi, oltre ad organizzare riunioni politiche, convegni, workshop e incontri bilaterali. I nostri target sono decisori politici in Germania e in Italia, cittadini interessati alla politica, rappresentanti del mondo scientifico, esperti, giornalisti e studenti. Oggi la democrazia rappresentativa parlamentare, le sue istituzioni e i suoi processi sono sempre più discussi ed in rinnovamento. A livello europeo ci sono sempre più pressioni da regimi autoritari dall'esterno e internamente le sfide vengono da movimenti estremisti e populisti. Come sosteneva il nostro presidente Lamert, la sovranità dei singoli stati sconta oggi gli effetti maturi della globalizzazione. Terrorismo transnazionale, flussi migratori, cambio climatico e digitalizzazione sono tutti aspetti che nessuno stato può risolvere da solo. In questo contesto, il processo di integrazione europea rappresenta un'ambiziosa e lungimirante reazione alla perdita della sovranità. Ecco le ragioni della discussione che affrontiamo oggi. Capitalismo, democrazia e integrazione europea. Un'equazione a troppe incognite.
Prima di lasciare la parola, vorrei un attimo presentare questa brochure che i nostri colleghi a Berlino hanno realizzato e si chiama La democrazia migliore ed è scaricabile anche sul nostro sito. Eventualmente posso condividere il link in seguito e quindi da tutti i partecipanti scaricabile. Lì trovate i principi per un ordinamento rappresentativo appunto sulla democrazia rappresentativa. Con l'occasione vi informo che noi come Fondazione Adenauer vorremmo invitare nella primavera del 2021, sperando che la pandemia è alle nostre spalle, un gruppo di studenti meritevoli che partecipano a questo seminario che elaborano un paper su uno di questi argomenti a Roma per 2 o 3 giorni di incontri, di workshop e di occasione di formazione. Grazie intanto e buona continuazione. Allora, grazie Patricia, riprendo io la parola un attimo, ma soltanto per passarla a Michele Marchi, che è uno dei tre diciamo, principali organizzatori di questo ciclo di convegni, per un saluto da parte sua dall'Università di Bologna. Prego Michele. Salve, salve a tutti, spero mi si senta bene. Grazie, Daniele, mi si veda anche bene. Grazie per la parola, sarò davvero, davvero molto breve. Mi limiterò soprattutto a ringraziare, prima di tutto, appunto, il collega Daniele Caviglia, che ha fortemente voluto e si è fortemente impegnato per questo ciclo di seminari e poi naturalmente il collega Pasquinucci che altrettanto si è impegnato e che si è anche messo in collegamento con questa piattaforma e con questa appunto, organizzazione di formazione come Formez che ci dà la possibilità insomma di raggiungere un pubblico così ampio e ci ha messo a disposizione una struttura così interessante e ottimale in questa fase così particolare. Poi naturalmente la Fondazione Adenauer per il sostegno e per tutto l'impegno. Ma credo che i tre webinar, i tre seminari, che dovevano appunto essere tre seminari pubblici, ma che sono diventati per la situazione pandemica, tre webinar, toccano alcuni degli elementi più critici dell'ultima fase dell'evoluzione delle nostre democrazie rappresentative e nello specifico del processo di integrazione europea. Il nostro intento è stato quello di riflettere nella maniera più aperta e più condivisa possibile, quindi mi permetto di dire che insomma ogni tipo di interazione poi nella chat e di domanda e di dubbio sarà il benvenuto e niente, auguro a tutti buon lavoro per oggi e in attesa poi di risentirci il 29 e il 12 novembre per il seminario organizzato dall'Università di Bologna, Campus di Ravenna. Grazie a tutti e buon lavoro. Orario per cominciare con il primo relatore che tra l'altro è Daniele Pesquinucci e quindi porterà anche lui i saluti dell'Università di Siena prima di cominciare la sua relazione. Sappiamo tutti che dobbiamo chiudere entro le 11:30, vogliamo lasciare uno spazio importante alle domande che ci auguriamo siano numerose da parte dei partecipanti. E quindi a questo scopo io chiederò ai relatori di contenere i loro interventi entro un limite di 10-15 minuti al massimo, per poter poi avere la possibilità di fare un secondo giro anche sulla base delle domande e delle sollecitazioni che possono venire dagli altri partecipanti. Dunque, Daniele Pasquinucci insegna storia delle relazioni internazionali all'Università di Siena.
si è occupato di vari aspetti del processo di integrazione europea e ha approfondito in diversi studi il tema dell'euroscetticismo e proprio molto di recente ha curato insieme a Mark Gilbert un volume dal titolo Euroscepticism, The Historical Roots of a Political Challenge. Quindi direi che Daniele Pasquinucci è una delle persone più indicate per poter cominciare queste nostre riflessioni che credo nel suo caso avranno come punto di partenza diciamo un'analisi del cosiddetto famoso trilemma di Rodrik che ebbe tanta fortuna e che suscitò una serie di reazioni diverse e di cui lo stesso Bene, Daniele ci parlerà. Quindi prego Daniele. grazie a Daniele Caviglia, che è stato un po' l'animatore di questo e l'ideatore di questo ciclo di conferenze. Grazie ovviamente anche a Michele Marchi, perché anche lui ha contribuito alla realizzazione di questo progetto. Ringrazio poi la Fondazione Renove per il sostegno, il supporto e poi un grandissimo grazie va a Formez e anche a Europe Direct di Siena, che è diretto dalla dottoressa Angelita Campiani e che insieme al suo staff hanno anch'essi cooperato affinché questo trio di seminari, trittico di seminari, andasse a buon fine. Invito Daniele Caviglia a indicarmi se diciamo, i tempi, nel senso se dovessi essere troppo lungo, avvisami, anche se qui c'è poi il conto alla rovescia che mi dà una mano. Allora, sì, io parto da quello che è implicito nel titolo di questo primo seminario che avrebbe dovuto tenersi anche in presenza dell'Università di Enna Core, e cioè il trilemma di Rodrik, come qualcuno saprà, come molti di voi sapranno, è un economista di origine turca che insegna negli Stati Uniti, è uno studioso, diciamo, non solo un economista, è uno studioso brillante, le cui tesi sono abbastanza discusse, e va aggiunto che la sua è una delle principali voci critiche contro la globalizzazione accelerata e senza regole. Io farò riferimento a questo, alle idee di Rodrik sulla globalizzazione e appunto al suo trilemma che, ripeto, è implicitamente ripreso nel titolo del nostro seminario. Perché Rodrik è critico nei confronti della globalizzazione? Perché la globalizzazione, per la sua stessa natura, dirompente, destabilizzante e in quanto tale, secondo Rodrik, crea vincitori e vinti, non è un processo win-win, come si dice. Ogni tipo di società, in particolare quelle democratiche, possono tollerare questo processo di distruzione creativa o distruzione creatrice solo se sono in grado di distribuire benefici condivisi e, secondo Rodrik, appunto, questo non è il caso della globalizzazione. Ora, il paradosso che viene individuato da questo studioso è che la globalizzazione funziona solo se tutti rispettano le stesse regole applicate da qualche forma di governo globale di tipo tecnocratico. Ma la realtà, quella diciamo che è sotto i nostri occhi quotidianamente, è che la maggior parte dei paesi rifiuta, non vuole rinunciare alla propria sovranità nazionale, quindi alla realizzazione di queste regole condivise e alla possibilità di gestire la propria economia seguendo esclusivamente il proprio interesse nazionale. Non lo fanno i grandi stati, non lo fa l'India, non lo fa la Cina, non lo fanno gli Stati Uniti. Non lo fanno nemmeno gli stati che compongono l'Unione Europea. E nel suo volume, che insomma, è stato abbastanza dibattuto ed è un volume piuttosto noto, La globalizzazione intelligente, per sostenere le sue argomentazioni, Rodrik introduce appunto il concetto di trilemma dell'economia mondiale, ossia il fatto
che è impossibile avere contemporaneamente la democrazia, lo Stato-nazione e la globalizzazione economica. Il titolo del nostro seminario parla di capitalismo. Naturalmente il capitalismo è un concetto abbastanza controverso, diciamo, sul quale storici e scienziati sociali si sono scontrati e che generalmente, diciamo, non precisano con grande puntualità. Noi, diciamo, nel nostro seminario abbiamo usato capitalismo. Io in questo mio intervento farò riferimento alla globalizzazione. Le due cose non sono evidentemente del tutto sovrapponibili, ma mi prendo, diciamo, questa libertà. Che cosa sostiene Roderick riguardo a questo trilemma? Lui, e questa è una citazione testuale, dice che possiamo avere in contemporanea al massimo solo due di queste tre cose. La democrazia è compatibile, ovviamente, con la sovranità nazionale, soltanto mettendo limite alla globalizzazione. Se noi invece spingiamo sulla globalizzazione e manteniamo lo Stato nazionale, dobbiamo rinunciare alla democrazia. Se vogliamo la democrazia insieme con la globalizzazione, dobbiamo accantonare lo Stato-nazione e impegnarci per quella che Roderick definisce una maggiore governance economica. Quindi non, diciamo, una entità politica sovranazionale, ma in questo libro Roderick parla di governance economica, una maggiore governance economica. Quindi, secondo il suggerimento del teorema, la democrazia è compatibile con una integrazione economica paneuropea, cioè con l'Unione Europea, venendo a parlare appunto del tema dell'Unione Europea, solo se la democrazia stessa è adeguatamente transnazionalizzata. Pertanto, per una Unione Europea che spinge per mantenere l'influenza in un mondo sempre più globalizzato, seppur, come sappiamo, attraversato da spinte nazionaliste, il perseguimento di una integrazione economica globale avviene solo a scapito della sovranità nazionale o della democrazia. Ora, questo trilemma a me pare con chiarezza in Europa più che luogo. E il punto però da cui vorrei partire per discutere del trilemma e poi collegarlo al tema anche del populismo, è che tutti e tre gli elementi che compongono il trilemma di Roderick, Stato-nazione, democrazia e globalizzazione, oggi, ai tempi della pandemia, Covid-19, non godono di buona salute, non stanno affatto bene. E appunto non solo per colpa del Covid-19. La prima slide che vi mostro è una slide relativa alla globalizzazione, o a quella che viene chiamata recentemente globalization. Voi da questa slide vedete un po' l'andamento del processo di globalizzazione. Non sto qui a spiegarvi cosa sia la globalizzazione, non ho tempo, ma diciamo, la possiamo vedere quattro fasi principali. Diciamo. La prima fase è quella che va da 1870 a 1914 di elevata globalizzazione. La seconda fase è una seconda fase di deglobalizzazione che coincide con il periodo tra le due guerre mondiali. Poi c'è una ripresa dopo il 1945, una nuova fase che appunto viene oggi definita slowbalization da alcuni, e cioè di rallentamento del processo di globalizzazione. Questa della slowbalization è una formula che è stata recentemente, abbastanza recentemente, usata da una rivista, l'Economist, che appunto ha diciamo, organizzato un suo numero intorno a questo fenomeno, al rallentamento della globalizzazione, la slowbalization, che coincide con il 2008, cioè con l'inizio della crisi che dagli Stati Uniti poi è arrivata in Europa e oltre, e poi la successiva crisi del 2010-2011 dovuta alla crisi dell'Eurozona e dei debiti sovrani, fino, diciamo, al 2017 e oltre. Ovviamente la slide si ferma al 2017, ma la slowbalization
Queste fasi che vi ho illustrato non sono tutte uguali. La prima fase, quella che va dal 1870 al 1913, registra ad esempio una certa convergenza nei livelli internazionali di reddito, in particolare tra le economie delle due sponde dell'Atlantico. Nel secondo periodo, invece, si verifica una marcata divergenza, quindi la globalizzazione produce una certa, divergenza. E naturalmente, senza dubbio, questo è in parte dovuto al fatto che il capitale in questa seconda fase ha deciso di muoversi principalmente all'interno del mondo sviluppato. Poi, in tempi più recenti, il fenomeno della globalizzazione, o per meglio dire della liberalizzazione spinta, vede una crescita di divario soprattutto all'interno degli stati, ancor più che tra le grandi aree regionali. Quindi c'è, diciamo, una slobalization, una deglobalizzazione. In questa slide vedete, per chi riesce a vederle, come nel 2018, quindi andiamo a un anno più recente rispetto alla slide che vi ho mostrato prima, il 50% degli investimenti diretti esteri, il 60% degli investimenti diretti esteri in Europa proveniva dalla regione, cioè proveniva dall'Europa stessa, era all'interno quindi dei paesi europei. Quindi c'è un rallentamento nel migliore dei casi della globalizzazione, secondo altri addirittura si può parlare di un processo di deglobalizzazione. La democrazia, l'altro elemento del trilemma, la democrazia non sta bene, come la globalizzazione, la democrazia conosce una situazione di crisi. E questa crisi, diciamo, è una crisi che coinvolge anche la zona del mondo con la maggior concentrazione, appunto, di sistemi democratici. L'Europa, che ha visto un declino della qualità delle sue democrazie negli ultimi 10 anni, e questi dati che adesso vi mostro e che potete vedere forse nella slide sono tratti da The Global State of Democracy 2019, dell'International Institute for Democracy and Electoral Assistance, che ha sede a Stoccolma, e in particolare in questo report, così lo possiamo definire, si registra come oltre la metà delle democrazie in Europa, oltre la metà, il 56%, soffre di erosione democratica, e delle 10 democrazie nel mondo che attualmente stanno vivendo un regresso democratico, che è qualcosa di più accentuato rispetto all'erosione, 6, Ungheria, Polonia, Romania, Serbia, Turchia e in misura minore Ucraina sono in Europa. Ungheria, Polonia e Romania sono paesi membri dell'Unione Europea. Ungheria e Polonia, come saprete, sono sotto osservazione e hanno delle procedure di infrazione avviate dalle istituzioni comunitarie per le loro politiche volte, misure legislative e azioni di governo volte alla riduzione dello Stato di diritto, la libertà di informazione, la libertà del potere della magistratura e così via. E c'è un malessere generale, e questo è un elemento ulteriore a cui faceva riferimento prima Daniele Caviglia, nella democrazia d'Europa, che è mostrato anche dall'ascesa dei partiti populisti, estremisti e anti-establishment. L'arretramento democratico in Europa è spesso associato all'accesso di tali partiti al governo. Questi partiti mostrano spesso tendenze non democratiche, autocratiche, illiberali, la famosa democrazia illiberale, promossa e addirittura rivendicata da Viktor Orban in Ungheria e dai suoi seguaci. Non solo in Ungheria. Passiamo al terzo elemento del trilemma, la nazione, lo stato di salute dello Stato nazione in Europa. E qui mi ricollego più direttamente a fatti che avvengono nell'attualità, nella contemporaneità, e cito una frase del premier polacco Mateusz Morawiecki, che è alla guida di un governo, appunto, che è guardato con una certa attenzione dalle istituzioni comunitarie, per i motivi che vi dicevo prima, il quale ha sostenuto che la crisi causata dalla pandemia Covid-19 ha confermato l'importanza dello Stato nazionale. In qualche modo questa pandemia avrebbe mostrato come le soluzioni
alle crisi sistemiche esistenziali si trovano a livello nazionale, non si trovano invece a livello sovranazionale. Ci si potrebbe chiedere, facendo riferimento specificamente alla crisi sanitaria, se le cose stiano realmente così, perché in realtà ciò che diciamo la crisi pandemica sta dimostrando rispetto appunto alla capacità degli stati nazione è che sì, è vero che in assenza di direttive comuni la limitazione della mobilità e il confinamento, ad esempio, rimangono competenze nazionali. Ed è anche vero che le misure adottate, parlo dell'Europa ovviamente, ed è vero che le misure adottate in materia di assistenza sanitaria e di risposta alla pandemia divergono tra gli stati dell'Unione Europea. E addirittura il caso italiano è esemplificativo non soltanto tra gli stati, ma addirittura tra il piano governativo e il piano regionale. Ed è vero che gli stati nazionali, per rispondere alla pandemia, hanno ristabilito le frontiere e limitato la libertà di circolazione, sospendendo Schengen. Ma non è tutto nazionale nella crisi del coronavirus. A partire dalla stessa crisi, a partire dalla pandemia, vi sono altre ragioni che potrebbero essere avanzate per dire invece che lo Stato nazionale non è in grado da solo di risolvere la crisi. Ad esempio, come ha detto anche la von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione nel settembre scorso, la ricerca di un nuovo vaccino o di cure per la pandemia viene condotta in gruppi di ricerca transnazionali. E i piani di stimolo anche all'economia sono seguiti, sono in linea con regole stabilite dall'Unione Europea e dalle istituzioni internazionali. Le stesse catene del valore globale influenzano la capacità produttiva tanto quanto i blocchi e le chiusure nazionali, e molte aziende, come sappiamo, si sono trovate costrette a chiudere a causa di mancanza di forniture da parte di aziende al di fuori dei confini nazionali. Quindi non è del tutto corretto sostenere che lo Stato-nazione si sia rinforzato in seguito alla pandemia, al contrario, ha mostrato alcuni limiti che possono essere superati soltanto attraverso soluzioni che rimandano a una maggiore cooperazione e collaborazione nazionale. Qual è la soluzione? La soluzione è, e questo è un po' un paradosso, diciamo, incremento del coefficiente di democrazia europea. Lo stesso Rodrik, in tempi più recenti, rispetto al volume che ho prima citato, è arrivato a sostenere che il trilemma suggerisce che la democrazia è compatibile con una profonda integrazione economica, solo se anche la democrazia adeguatamente transnazionalizzata. Questo che cosa significa? Significa evidentemente che occorre rispondere alla crisi che stiamo attraversando, alla crisi che attraversa lo Stato-nazione, alla crisi che attraversa la democrazia e alla crisi che attraversa la globalizzazione e anche alla possibilità di governare meglio la globalizzazione selvaggia e produttrice degli squilibri di cui lo stesso Rodrik parla e che sottolinea, soltanto attraverso appunto incremento del coefficiente di democrazia sul piano sovranazionale. Quindi non voglio parlare di una federazione europea, che è effettivamente un'ipotesi abbastanza chimerica, ma certamente attraverso un incremento del potere politico, ad esempio anche in ambito sanitario, come è stato recentemente, delle competenze sanitarie, intendo, come è stato anche recentemente, faccio di nuovo riferimento al discorso della von der Leyen del 16 settembre scorso, detto appunto dalla Presidente della Commissione europea. Chi è che si oppone, diciamo, a questa soluzione? Ad opporsi sono quei movimenti nemici della democrazia sovranazionale, gli euroscettici populisti o i populisti euroscettici, che sono appunto i principali avversari di una ipotesi di questo genere. Hanno degli eredi, hanno, scusate, dei precedenti storici anche illustri, l'euroscetticismo storico di figure di grande rilievo. Farei riferimento a Michel Debré, ma lo salto perché ho poco tempo, che era un oppositore della democrazia sovranazionale. Michel Debré è stato un grande politico gollista, presidente del Consiglio in Francia sotto De Gaulle,
Dahrendorf, un illustre Perché, scusa se ti sociologo e interrompo, politologo siccome non c'era anglo-tedesco, che è stato il stato anche collegamento, ti membro devono della Commissione punire. europea, Intanto, se il puoi quale ha detto che la rimettere democrazia è invece strettamente legata allo Stato-nazione, e lo Stato-nazione è solo il contesto in cui la democrazia diciamo, da rappresentativa dove trae, parlamentare, basata sul diciamo, da qui, dibattito, perché qui si era può bloccato funzionare. l'audio. L'Europa non è democratica e il Grazie. Parlamento europeo non produce democrazia. Ora mi sento di dire e concludo che gli attuali. Sì? D'accordo. Ok, dicevo che in un certo senso è anche paradossale che Rodrik, ma è paradossale solo a una lettura disattenta, diciamo, di Rodrik, sia arrivato anche egli alla conclusione, in un intervento recente postato sul suo blog, che in realtà la soluzione alla crisi dello Stato-nazione, la soluzione alla crisi della democrazia e la soluzione, e diciamo la individuazione di una ricetta per una globalizzazione meno selvaggia, meno portatrice di squilibri, di iniquità e ingiustizie, possa essere appunto una democrazia adeguatamente transnazionalizzata. Nell'ambito europeo, che è quello che ci interessa oggi, una democrazia adeguatamente transnazionalizzata significa evidentemente un incremento del potere politico sul piano europeo. Non voglio arrivare a sostenere l'esigenza di una federazione europea, che è evidentemente abbastanza chimerica, ma si può evidentemente pensare ad un incremento dei poteri del Parlamento europeo, della Commissione europea e delle istituzioni sovranazionali della Unione stessa. Ad esempio, una cosa di cui si discute, si è iniziata a discutere, è un ampliamento dei poteri dell'Unione europea in ambito sanitario, prendendo spunto dalla vicenda appunto che ci riguarda più direttamente. Chi sono i nemici di questa idea, di questa prospettiva? I nemici di questa prospettiva sono gli euroscettici populisti e i populisti euroscettici. Recentemente, abbastanza recentemente, dal 2008 in poi abbiamo assistito a una sovrapposizione tra il populismo contemporaneo e l'euroscetticismo, che sono movimenti che contestano questa possibilità di un'estensione dei poteri delle istituzioni comuni, sovranazionali, europee in questo caso, hanno degli antecedenti illustri, politici e intellettuali di grande caratura e di grande livello intellettuale. Qui cito Michel Debré, che era stato un presidente del Consiglio sotto la Francia di De Gaulle, un grande personaggio politico, uno dei padri della Quinta Repubblica francese, Ralph Dahrendorf, che è stato un commissario europeo, peraltro, sociologo e politologo anglo-tedesco, il quale, in occasione di un commento sulla Costituzione europea, che lui respingeva, disse che la democrazia è strettamente legata allo Stato-nazione, che non si può avere una democrazia sul piano europeo. Mi sento di dire che gli euroscettici populisti attuali, abbiano, diciamo, mi assumo la responsabilità di quello che dico, una caratura politica e intellettuale non paragonabile a quella di Debré e Ralph Dahrendorf, e che i loro argomenti siano molto più semplicistici, banali e discutibili. Quello che è certo, e concludo, che gli euroscettici populisti, i populisti euroscettici, forse dovrebbero considerare con più attenzione la loro tendenza e il loro tentativo di includere nel loro campo e, diciamo, alimentare la loro propaganda e la loro posizione, anche facendo ricorso a quanto dice Dani Rodrik, e diciamo persone, studiosi, intellettuali che si avvicinano a Dani Credo che si Rodrik, è perché la bloccato di posizione di Rodrik nuovo è molto più l'audio. articolata e complessa di quanto non lasci intendere quella invece degli euroscettici. Purtroppo si è bloccato di nuovo l'audio, professore. Non so se mi sente. Sta avendo problemi di connessione. Quello che potrei proporre, se il professore l'accetta, è che potremmo registrare questo intervento nuovamente
E così poi lo mettiamo in condivisa nella pagina dove vi siete registrati. Sì, prendo io un attimo la parola, visto che c'è questo problema di connessione che al momento probabilmente non è immediatamente risolvibile. Io propongo sì, di cercare poi una soluzione successiva e di andare avanti al momento, perché in ogni caso direi che l'80-90% dell'intervento è stato più che comprensibile. Poi purtroppo nell'ultima Vai parte avanti, ci sono Daniele, vai stati dei avanti. problemi più evidenti. Però diciamo che la proposta quasi, anzi direi parecchio controcorrente, di spostare il tema della democratizzazione in ambito europeo mi sembra una lettura comunque diversa e innovativa rispetto ai problemi che aveva posto il trilemma di Rodrik. Io adesso vorrei che intervenisse Giuliano Garavini, che insegna storia delle relazioni internazionali a Roma 3, si è occupato di rapporti nord-sud e di problemi che riguardano l'approvvigionamento delle risorse energetiche, in particolare il petrolio. Ha recentemente pubblicato con Oxford University Press un bellissimo studio dal titolo The Rise and Fall of OPEC, diciamo che credo che oggi voglia proporci qualche riflessione riguardante l'impatto della finanziarizzazione dell'economia sul processo di integrazione europea. Prego, Giuliano. Sì, io innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori di questo incontro, la Fondazione Adenauer, tutti i colleghi e tutti gli studenti che si sono collegati. Temo che il mio intervento abbia forse una natura un po' più pessimistica di quello, soprattutto delle conclusioni alle quali giungeva Daniele. Però mi sembra molto pertinente che il suo sia stato un intervento introduttivo. Anche io avrei parlato del trilemma di Rodrik, che in effetti descrive bene l'interazione tra queste tre questioni: capitalismo, democrazia, integrazione europea. La prima notazione che vorrei fare è che, come molti sanno, sono termini che non necessariamente stanno insieme, nel senso che capitalismo e democrazia possono o non possono stare insieme. Noi sappiamo che c'è stato un paese, una feroce dittatura, il Cile di Pinochet, che era un paese fortemente capitalista, però allo stesso tempo tutt'altro che democratico. E oggi si parla, lo fa per esempio un economista, uno dei massimi, diciamo, teorici della questione della diseguaglianza a livello mondiale, l'economista Branko Milanovic, descrive quello cinese, che è tutt'altro che un regime democratico, come capitalismo politico. Quindi capitalismo e democrazia non devono per forza stare insieme, anche capitalismo e integrazione europea non devono per forza stare insieme, perché l'integrazione europea si è rapportata all'evoluzione del capitalismo in modo molto differente nella sua storia. Per esempio, non è questa la sede per ricordarlo, però negli anni 70 la comunità europea ha fatto dei grandissimi sforzi di coniugare in modo, tra virgolette, sociale lo sviluppo dell'integrazione europea, ben più direi di quanti sforzi abbia fatto nel periodo successivo. Quindi io mi concentrerei su una particolare forma di capitalismo, appunto l'emergere del capitalismo finanziario e il modo o finanziarizzazione dell'economia e il modo in cui l'emergere di questo capitalismo finanziario, soprattutto a partire dagli anni Ottanta, una data simbolo, se vogliamo, il 1979, abbia poi interagito con il processo di integrazione europea. Per far questo, a grandi linee, va detto un po' cos'è questo capitalismo finanziario, cos'è questa finanziarizzazione dell'economia.
In primo luogo, si parla di emergere capitalismo finanziario per dire che quando il settore finanziario ha cominciato a assorbire molti dei profitti che venivano generati dalle società capitalistiche. In altre parole, le banche e gli attori finanziari cominciavano a partire dagli anni Ottanta ad assorbire sempre una quota sempre maggiore dei profitti generati dalle economie capitalistiche. Ma non è solo questo. Anche i profitti delle società non finanziarie, cioè delle società manifatturiere, cominciavano sempre di più a dipendere dai profitti finanziari. Vi faccio un esempio. Ford, che se vogliamo è il simbolo dell'industria manifatturiera negli Stati Uniti, nel corso degli anni 90 non faceva soldi producendo le macchine, ma faceva soldi vendendo ai suoi clienti, finanziando i suoi clienti per comprare le macchine. Oppure la più grande società farmaceutica del mondo, che è Pfizer, che è la società farmaceutica che adesso stanno diventando molto ricche, spendeva i tre quarti dei suoi guadagni non per reinvestirli per produrre farmaci migliori, ma per ricomprare le sue azioni, in modo che così facendo guadagnassero più gli azionisti, sia con l'aumento del valore delle azioni, sia con i dividendi. Questa è una componente della finanziarizzazione dell'economia che è un processo che è avvenuto appunto a partire dagli anni Ottanta e poi è dilagato sia negli Stati Uniti che nell'Europa occidentale. L'altra componente della finanziarizzazione, dell'emergere del capitalismo finanziario, è quando si sono rotti gli argini. Che hanno contenuto la libertà del movimento dei capitali. Negli anni Ottanta poi c'è stata una progressiva liberalizzazione del movimento dei capitali sia negli Stati Uniti ma anche nella Comunità Europea. La Comunità Europea è stata la prima organizzazione internazionale a imporre la liberalizzazione del movimento dei capitali. Fatto crescere enormemente, se avete visto le slide del professor Pasquinucci, che facevano vedere come crescevano gli scambi commerciali, gli scambi di natura finanziaria crescono ancora di più, quindi gli scambi finanziari che in pratica erano stati contenuti fino agli anni 70 esplodono nel periodo successivo e non solo esplodono gli scambi di natura finanziaria, ma esplodono anche il numero di prodotti finanziari, voi avrete sentito i derivati, sono prodotti finanziari di cui pochi riescono a capire la natura, ma che diventano sempre più importanti. Questa è una parte, diciamo, dell'emergere di questo capitalismo finanziario. L'altra componente importante dell'emergere di questo capitalismo finanziario, di cui i paesi della Comunità Europea e poi dell'Unione Europea sono stati protagonisti, è l'emergere di quello che uno storico della storia del debito ha definito la crescita del potere strutturale della finanza, sempre a partire dagli anni Ottanta. Sono processi nuovi e molto diversi da quello che erano stati conosciuti in precedenza. Lui dice che tre sono le principali ragioni che hanno motivato questa crescita del potere strutturale della finanza. La prima è che le istituzioni finanziarie si sono sempre più concentrate, cioè ci sono sempre meno istituzioni banche e grandissimi fondi sovrani o fondi pensionistici che diventano enormi attori con una rilevanza mondiale. Lo vediamo anche in Italia, si diminuisce il numero delle banche e le banche vengono assorbite l'una dall'altra. Quindi il primo elemento del potere strutturale della finanza è questo. Il secondo è l'emergere di una serie di istituzioni pubbliche. Il simbolo è il Fondo Monetario Internazionale che negli anni Ottanta, per risolvere la crisi del debito messicano, che è la prima grande crisi del debito, interviene per garantire i prestiti che avevano erogato le istituzioni finanziarie, soprattutto americane. Insomma, dagli anni Ottanta le istituzioni finanziarie pubbliche, quindi il Fondo Monetario, ma anche le banche centrali, agiscono come prestatori di ultima istanza e si preoccupano sempre di più
di garantire il, chiamiamolo così, il benessere, la stabilità di queste grandi istituzioni finanziarie. E il terzo elemento, diciamo, che ha garantito l'aumento del potere strutturale della finanza è la sempre maggiore dipendenza dei governi dai prestiti che vengono dalle banche private. Questo non era così fino agli anni 70, per esempio in Italia era la banca centrale che comprava tutto il debito pubblico rimanente, poi c'è stato il divorzio e adesso tutti i governi, in particolare i governi europei, dipendono nella sostanza dall'acquisto di debito pubblico fatto da grandi attori finanziari. La riprova che si è aumentato a livello globale, ma in particolare nel mondo occidentale, il potere strutturale della finanza internazionale è che mentre nel 1980 il debito pubblico degli stati a livello globale era circa il 40% del PIL globale. Oggi questo debito pubblico degli stati a livello globale è arrivato al 120% del PIL globale, è esploso, ma nonostante questa esplosione del debito pubblico mondiale c'è stato un unico caso di default unilaterale, un solo paese che diciamo, ha rifiutato unilateralmente di ripagare il debito pubblico nonostante la crisi, che è stata l'Argentina. In tutti gli altri casi sono stati ne negoziati questi default sul debito e questa è una grande novità perché nel corso della storia, dalla prima guerra mondiale, invece i default erano stati continui, cioè in una situazione di crisi economica gli stati si erano rifiutati in un modo o nell'altro di pagare il proprio debito. E possiamo dire, se vogliamo, che per un lungo periodo, che va da, appunto dal 1980 alla grande crisi finanziaria del 2007 negli Stati Uniti, 2007-2008, poi in Europa 2010-2011, che un po' ha cambiato il mondo che conosciamo, c'era una visione tendenzialmente positiva di questo emergere del capitalismo finanziario. Uno dei teorici di questo, diciamo, della globalizzazione, il giornalista americano Thomas Friedman, aveva parlato di corsetto dorato. Diceva: gli stati sì sono costretti a applicare particolari politiche, la moderazione dell'inflazione, tenere il bilancio sotto controllo, aprirsi ai capitali, ma se lo fanno, tendenzialmente questo arricchirà, a tutti. E gli europei sono stati protagonisti di questa stagione della finanziarizzazione. Noi abbiamo spesso l'immagine che ci sono da una parte gli Stati Uniti cattivi che appunto hanno ecceduto e quindi la crisi dei mutui subprime, invece la finanza europea è stata più morigerata. Questa è una visione che non risponde alla realtà. In realtà le banche europee erano nel 2007, quindi 2007-2008, quando è nata la crisi finanziaria, molto più importanti delle banche americane. Qui mi sono segnato la situazione del 2007. Tra i primi 20 gruppi finanziari al mondo, nel 2007-2008, prima della crisi, 3 erano americani, mentre 14 facevano capo a paesi dell'Unione Europea. Le prime 3 banche al mondo, nel 2007-2008, erano Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank e BNP Paribas, che sono tutte e 3 banche europee, e prese insieme solo queste 3 banche avevano bilanci che erano pari al 17% della ricchezza mondiale, cioè l'economia dell'Unione Europea, dei paesi europei, era iper finanziarizzata. Ora, qual è il problema? Che questo meccanismo di finanziarizzazione dell'economia spinto, che è avvenuto anche purtroppo all'interno dei paesi dell'Unione Europea, ha creato dei problemi. Io ho sintetizzato quali sono i problemi che ho visto io. Il primo è che, sebbene nell'Unione Europea sia l'area mondiale che ha contenuto di più un fenomeno mondiale, cioè quello che l'esplosione della diseguaglianza, diciamo, tra le fasce ricche e le povere della popolazione, anche all'interno dell'Unione Europea questa finanziarizzazione ha provocato un enorme aumento delle diseguaglianze interne, sociali interne ai paesi europei. Io mi sono segnato che tra il 1980 e il 2017 l'1% più ricco della popolazione europea si è accaparrato il 17% della crescita, mentre
il 50% degli europei più poveri si è accaparrato il 15% della crescita. Cioè il 50% degli europei più poveri si sono accumulati meno della crescita di questo lungo periodo dell'1% più ricco. Quindi la diseguaglianza purtroppo è esplosa anche all'interno di un'area in cui c'è il welfare state, ci sono tasse più alte, alcuni meccanismi redistributivi. Il secondo problema legato alla finanziarizzazione è stata la contrazione degli investimenti pubblici, proprio per tenere l'inflazione sotto controllo, per tenere i bilanci in pareggio. Pensate che in Italia sono anni ormai che gli investimenti pubblici sono negativi, che vuol dire che i soldi che si mettono non bastano a compensare il deprezzamento, degli investimenti che sono fatti, e si vede con la condizione delle scuole che cadono a pezzi, o degli ospedali che non ci sono, per esempio, nel Mezzogiorno d'Italia. E il terzo fenomeno al quale, diciamo, a cui accennerà, credo, Danilo Taino, è che questa finanziarizzazione dell'economia europea ha ridotto la produttività in tutti i paesi europei. Cioè, mentre l'Unione Europea tendenzialmente in 40 anni ha avuto una produttività, che non cresceva, era tendenzialmente stabile, è esplosa la produttività della Cina, che ha subito meno questo processo di finanziarizzazione. Le ragioni sono molte, però il dato di fatto è che la Cina da oggi produce quanto gli Stati Uniti, l'Unione Europea e il Giappone messi insieme in termini di quantità di prodotti manufatti. Perché dico questo e chiudo? Dico che se vogliamo parlare delle origini della nascita dei movimenti populisti, e le origini secondo me stanno proprio nella crisi finanziaria del 2007, 2008, 2011, tenete conto che il Movimento 5 Stelle nel 2011 elettoralmente non esisteva, prendeva sì e no il 3%, il 2%, 3 anni dopo prendeva il 22% alle elezioni. Bisogna indagare appunto questo processo di finanziarizzazione dell'economia che ha fatto quei 3 danni che io vi ho elencato, almeno dal mio punto di vista, e capire che questi movimenti populisti non sono frutto solo di un'ondata di irrazionalità, ma in qualche modo anche di problemi reali dell'Unione Europea. Se dei paesi dell'Unione Europea, se volessi chiudere con una nota di speranza, direi che forse, però potrei farvi l'elenco dei problemi irrisolti dal mio punto di vista, per la prima volta con la crisi del Covid, l'Unione Europea sembra aver capito che il modello precedente non poteva funzionare, che le risposte caratterizzate dall'austerità, la prima grande crisi finanziaria, non potevano funzionare e sembra introdurre degli elementi di novità, seppur dal mio punto di vista ancora largamente insufficienti a contrastare l'emergere e la diffusione di movimenti anche direttamente contrari e sovranisti, nel senso che co dico, contrari a quello che diceva Daniele Pasquinucci, a una democratizzazione delle istituzioni europee. Grazie. Grazie Giuliano per questo intervento molto molto interessante e che soprattutto ci fornisce davvero molti spunti di riflessione e mi permette anche di collegarmi facilmente all'intervento che farà il prossimo relatore, cioè Lorenzo Mechi, perché credo che Lorenzo ci parlerà anche dell'atteggiamento dei sindacati, della rappresentanza dei sindacati europei rispetto proprio a queste nuove politiche di risposta dell'Unione Europea rispetto a questa crisi che stiamo vivendo. Lorenzo Mechi insegna storia delle relazioni internazionali all'Università di Padova, è anche vice direttore del Master in Integrazione Europea. Si svolge presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova. Si è occupato di temi legati al lavoro e alle dinamiche socio-economiche sia nel contesto europeo che in quello globale. È autore di diversi volumi e di diverse cotutele, come per esempio l'ultimo,
che ha curato insieme a Guglielmo Micani e Francesco Petrini Networks of Global Governance, International Organizations and European Integration in an Historical Perspective. Grazie, E quindi grazie. passo a Spero lui la che si parola senta per tutto bene, tutto infatti, regolarmente. continuare, Eventualmente, ovviamente, sviluppare mi l'argomento fate sapere, me lo che si è scrivete in proposto. chat. Grazie a Daniele per la tua presentazione, a Daniele Caviglia, e grazie agli organizzatori per essere stato invitato. Grazie a tutta questa bella organizzazione anche del forum e tutto quanto. E grazie, devo dire, ai due amici relatori che mi hanno preceduto perché. Hanno fatto tutti e due delle relazioni molto belle, molto ampie, di grande veramente impatto anche sul piano suggestivo, se vogliamo, insomma, qualcosa mi hanno entrambi molto impressionato. Io volerò un pochino più basso, Daniele ha appena detto che parlerò dell'atteggiamento della Confederazione Europea dei Sindacati. In realtà è un aspetto quello sul quale eventualmente si può approfondire un pochino dopo. Io pensavo in realtà di partire anch'io dal trilemma indicato nel titolo di questo evento e cercare di fare qualche riflessione a partire da lì, sulla compatibilità o meno di queste tre voci, capitalismo, democrazia e integrazione europea. Diciamo, ci sono ovviamente molti modi di guardare alla soluzione eventuale di questo trilemma. Uno di questi, il primo che mi viene in mente, è un modo di carattere molto astratto, nel senso capitalismo, democrazia e integrazione europea, mi fa venire in mente che tutto sommato in realtà la questione di fondo sia sulla compatibilità eventualmente fra capitalismo e democrazia e che l'integrazione europea sia in qualche misura almeno in astratto, poi andiamo a vedere qualcosa di più concreto e così non sarà, ma sia tutto sommato in qualche misura neutrale. Nel senso che l'integrazione europea può essere considerata anche come una sorta di contenitore vuoto nel quale può essere inserito qualsiasi tipo di contenuto. Ma questo lo dico ovviamente, ripeto, in modo astratto, ma ne abbiamo anche un pochino la prova, perlomeno dal punto di vista progettuale, a guardare i vari piani e appunto progetti di integrazione, federazione, confederazione, unità europea, che sono stati avanzati nel corso del XX secolo, nel corso anche del XIX secolo, negli ultimi 2 secoli, tanto per dire qualche cosa di veloce che i miei colleghi ovviamente conoscono molto bene, ma a partire dall'idea dell'Europa come uno strumento per favorire la pace, che è quello storicamente, insomma, dalle radici storiche più lontane, no? A partire da una serie di pensatori anche di piano come Immanuel Kant, che spesso vengono citati appunto tra i precursori di questo tipo di idee, oppure non so, come elemento per la liberazione delle nazionalità oppresse nel pensiero di Mazzini, siamo alla metà dell'Ottocento, che comunque è elemento, se vogliamo, di democratizzazione, per cui un qualche tipo di legame eventualmente col nostro trilemma lo ha come elemento per stemperare la conflittualità fra i sistemi produttivi nazionali nei progetti in qualche misura anche parzialmente realizzati, anche se per poco negli anni 20, alla metà degli anni 20, come strumento di dominio della Germania nazista sul continente, i vari progetti di Confederazione Europea, così si chiamavano, fatti attorno al Ministero degli Esteri tedesco, dato dalla figura di von Ribbentrop, oppure come totalmente opposto, come strumento, come effettiva via per andare verso un reale processo di democratizzazione, per il superamento degli stati nazionali, naturalmente, ma e quindi il superamento proprio anche di gerarchie tradizionali e una democratizzazione effettiva, una società più equa, come nel caso di tanti progetti portati avanti dai movimenti di resistenza o comunque nel mondo antifascista, non solo italiano, ma di tutta Europa, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, e il più noto di tutti, perlomeno per noi in Italia, che aveva questa caratteristica, il manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli e Ernesto Rossi. Quindi diciamo che in linea di principio io non vedo nessun tipo di incompatibilità. Andando a guardare all'esperienza storica, poi possiamo dire che l'integrazione europea, come è stata effettivamente fatta e portata avanti, allora ci può dare qualche elemento in più. Diciamo, ora devo scendere, devo, come dire, tagliare un po' con l'accetta, come si dice, eh? Devo
tagliare le cose in modo un pochino grossolano, dato il tempo a mia disposizione, che è molto poco, per cui mi viene di dire che tutto sommato il rapporto dell'integrazione europea, come si è storicamente verificata col capitalismo, è sempre stato un rapporto tutto sommato relativamente felice, con fasi diverse. L'integrazione europea esiste dagli anni, se vogliamo, dalla fine degli anni 40, col piano Marshall, no? Solitamente si indica in quello l'inizio del processo di integrazione, e poi le comunità che nascono negli anni 50, il loro progressivo sviluppo, la loro grande trasformazione negli anni 80-90, col progetto di mercato unico, poi l'introduzione della moneta unica, insomma, è tutto quello che sta attorno. Cambia il tipo di capitalismo di cui si fa portatrice, se vogliamo, l'integrazione europea, ma è innegabile che vi sia comunque sempre un elemento, non dico di totale sovrapposizione, ma insomma quasi di simbiosi. È uno strumento che in qualche modo tende a far funzionare, anche se con regole che cambiano nel tempo, il capitalismo, ad aiutare il funzionamento del capitalismo. Forse un pochino più in chiaroscuro sul piano formale, mentre sicuramente molto più in chiaroscuro sul piano sostanziale, è il rapporto che invece possiamo individuare, identificare del processo di integrazione europea con la democrazia, con la democrazia in senso sia formale che sostanziale, o meglio, in senso formale. Beh, la cosa è forse un po' meno evidente che nel caso del capitalismo, semplicemente perché nelle prime fasi, nei primi decenni del percorso dell'integrazione europea, non vi erano particolari riferimenti al principio democratico. Inizialmente erano piani di integrazione economica con poco altro aggiunto. Vi era, come sappiamo, fin dall'inizio, nelle prime comunità, nella comunità del carbone e dell'acciaio, poi nella comunità economica europea, 1957, il Trattato di Roma, vi era chiaramente un'istituzione, che un'assemblea, quella che ancora però non si chiamava neanche Parlamento europeo, non aveva fondamentalmente nessun reale potere, non era neanche eletta direttamente, il che ovviamente, insomma, era difficile poterla identificare come un elemento importante di democrazia, di democratizzazione, anche nel semplice contesto istituzionale della comunità. Piano piano, con i decenni, non solo il potere di quell'assemblea è stato poi in qualche misura abbondantemente, anche se vogliamo, anche se tutt'oggi è relativo rispetto al potere di altre istituzioni, se vogliamo, ma comunque è stato certamente accresciuto. Oramai da più di 40 anni la si elegge a suffragio universale, il nome poi appunto di Parlamento europeo e tutto quanto, ma soprattutto direi è cresciuta l'attenzione, almeno, ripeto, sul piano formale, al principio di democrazia e alle sue componenti. Voglio dire, a partire dagli anni 70, qualcosa c'era già stato prima, ma a partire dagli anni 70 ufficialmente il discorso della democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, tutti elementi che qualche misura stanno attorno, se vogliamo, all'idea, credo che oggi è la più diffusa, di democrazia in senso moderno, vengono solennemente stabiliti, affermati come principi fondamentali allora, negli anni 70, Comunità Economica Europea e poi progressivamente dell'Unione Europea. Questo avviene per vari motivi che hanno anche molto a che fare con l'evoluzione delle società e di quello che succede all'interno dei paesi membri della comunità stessa, ma avviene anche in relazione, anzi in buona misura avviene soprattutto probabilmente in connessione con il percorso di progressivo allargamento della comunità europea, di progressiva inclusione nella comunità di paesi che magari fino a quel momento avevano avuto regimi non democratici. Non è un caso che le prime affermazioni si hanno negli anni 70 di questo tipo di principi, come tratti dell'identità europea, la democrazia e gli altri che ho detto, in connessione con il processo di progressiva inclusione di paesi come la Grecia, la Spagna e il Portogallo, dove c'erano state delle dittature, delle forme di governo autoritario, di orientamento di estrema destra,
parafascista. E non è un caso che 20 anni dopo si sia avuta la definitiva, se vogliamo, affermazione della condizione del prerequisito necessario poter essere membri dell'Unione Europea, che oramai si chiama Unione Europea a partire dagli anni 90, appunto con quegli stessi requisiti, la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. E come è già stato ricordato dai relatori che mi hanno preceduto, il fatto che proprio in queste settimane si stia discutendo sul discorso in modo particolare adesso sul possibile inserimento di una condizionalità all'effettiva sussistenza dello Stato di diritto per poter ottenere, ricevere i fondi, le risorse stanziate dal cosiddetto Recovery Fund, no? Da questo strumento finanziario che avrebbe appunto lo scopo di aiutare i paesi membri dell'Unione che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi a causa del Covid, della crisi nella quale ci troviamo adesso, è l'ennesima dimostrazione che questo elemento, almeno dal punto di vista formale, obiettivamente all'interno nel quadro del processo di integrazione. Ora mi rimangono gli ultimi 5 minuti, vedo, e quindi bisogna che scenda un attimino sul piano più sostanziale, perché una cosa naturalmente sono le prese di posizione di carattere formale e di carattere generale, ma poi bisogna anche andare a vedere che effetto poi ha fatto il progressivo percorso di costruzione europea, insomma, quello come viene spesso chiamato, che impatto effettivamente ha avuto sul livello di democrazia, appunto non più formale ma sostanziale, sul livello di partecipazione, se vogliamo, dei singoli cittadini alle decisioni, non soltanto andando a votare o esprimendo o eleggendo una rappresentanza, ma in linea generale alle grandi decisioni di natura politica, sociale, economica, interna. E qui chiaramente la cosa, ora questo richiederebbe un'analisi che va ben al di là va ben al di là, se vogliamo, del tempo che abbiamo a disposizione in questa sede, insomma, serve un'analisi eccessivamente ricca e articolata, che non sarei probabilmente neanche in grado di fare, insomma, che richiederebbe una discussione molto molto ampia. Però diciamo che ci sono alcuni elementi che si possono prendere, qui scendo, ecco, sul terreno che arriva prima Daniele Caviglia quando mi ha presentato, che si possono prendere come un pezzetto almeno, un esempio almeno, un elemento almeno di democrazia sostanziale e vedere che impatto ha avuto il percorso di costruzione europea su questo. Io pensavo di prendere come elemento che può essere in qualche misura significativo, un elemento legato, se vogliamo, al ruolo della partecipazione, alla inclusione del lavoro organizzato, quindi dei lavoratori, ma insomma, soprattutto attraverso, se vogliamo, quelli che ancora oggi in qualche misura sono gli elementi, sono le associazioni di loro rappresentanza, vale a dire il mondo sindacale, nelle scelte della comunità poi dell'Unione Europea, cioè nella vita istituzionale, ma nella vita istituzionale e poi in quello che concretamente viene fuori, emerge come decisioni da questa, dai meccanismi istituzionali della comunità e poi dell'Unione Europea. Ora, in modo molto, molto, molto sintetico, dico, vabbè, soltanto una precisazione, perché mi sembra tutto sommato un elemento significativo. Beh, innanzitutto perché mi pare che sia effettivamente un elemento di democrazia sostanziale, come tale individuato non soltanto da me, ma da tanti movimenti, da tante forze politiche, dal mondo sindacale stesso, questo ça va sans dire, come si dice, ma anche perché è un elemento che comunque è visibile in varia misura, che adesso andiamo a vedere, poi in tutto il percorso dell'integrazione europea, in tutto il processo di integrazione,
fin dalle sue primissime fasi, per cui è facile anche identificarne un po' l'evoluzione. Voglio dire, fin dall'inizio, fin dai primi anni 50, è presente non soltanto l'idea di coinvolgere in qualche misura le parti sociali, cioè il sindacato, ma anche la controparte, le associazioni del mondo imprenditoriale, in organismi appositi creati per dar loro una rappresentanza nella comunità economica europea, c'è cioè il Comitato Economico e Sociale, che peraltro ha ben poco impatto in tutta la vita, in tutta la storia della comunità ed oggi dell'Unione Europea, dove tuttora esiste, ma soprattutto vengono progressivamente attivati tutta una serie di organismi, se vogliamo, di carattere più specifico e più puntuale per gestire vari aspetti dell'attività specifica appunto della comunità stessa. Faccio soltanto un esempio, il Comitato per gestire i fondi, le risorse del Fondo Sociale Europeo, che è insomma un fondo importante, no? Che ha risorse importanti, all'inizio non ne aveva, ma progressivamente sono aumentate e che esiste tutt'oggi, ha esattamente una composizione, come si dice, tripartita, nella quale cioè, sono rappresentati non soltanto il potere politico, la Commissione Europea, in qualche caso i rappresentanti degli Stati membri, ma anche appunto rappresentanti delle cosiddette parti sociali. E questo tipo di elemento, cioè questa inclusione di rappresentanze tripartite appunto nella vita poi spicciola della comunità, è qualcosa che dagli anni 50 cresce progressivamente, cresce negli anni 60 e fra gli anni 70 e 80, se vogliamo, ha un'accelerazione, e raggiunge, ora non sto ad elencare gli innumerevoli elementi, se vogliamo, di questo tipo di inclusione, di rappresentanze di questo tipo che poi caratterizzano la vita istituzionale e politica della comunità, ma diciamo che raggiunge forse il suo momento apicale a partire da fine anni 80 e poi negli anni 90 con l'istituzione di questo meccanismo che si chiama Dialogo Sociale Europeo, nel quale appunto sono rappresentati, ma ad alto livello a quel punto, i sindacati, gli imprenditori e il mondo politico, i rappresentanti dei governi a livello europeo e che assume formalmente al quale viene attribuito formalmente un potere di carattere quasi legislativo, nel senso che tutta una serie di materie possono essere, non dico legiferate, ma su tutta una serie di materie il dialogo sociale europeo può presentare delle proposte legislative di legislazione europea, di direttive fondamentalmente o di regolamenti comunitari che poi hanno una corsia preferenziale nel processo legislativo effettivo. Quindi un potere, insomma, di un qualche rilievo. Qual è il problema di tutto questo? Il problema di tutto questo, che visto da soltanto da questo aspetto sul piano strettamente istituzionale, configura obiettivamente la progressiva, il, come dire, il progressivo allargamento di un elemento di democratizzazione nel sistema della comunità e poi dell'Unione Europea. Il problema è che in contemporanea con questi ultimi sviluppi, sono anche state introdotte tutta una serie di regole di carattere economico, fondamentalmente connesse, cioè con i progressi dell'integrazione economica, del mercato unico e soprattutto della moneta unica, il noto patto di stabilità, che hanno imposto comportamenti di natura economica, le regole dei paletti talmente rigidi che hanno finito fondamentalmente per spengere in realtà, per esaurire rapidamente le potenzialità delle altre realizzazioni tipo dialogo sociale europeo, la cosa che dicevo prima, il risultato è stato, molto in soldoni, che nel corso degli anni 90 il dialogo sociale europeo ha portato a qualche realizzazione, ha acceso, se vogliamo, ha portato anche qualcosa di concreto, alcuni atti, alcune direttive, alcuni elementi di legislazione europea, anche di qualche rilievo, di una qualche importanza, sono stati effettivamente approvati e arricchiti grazie all'istituzione di questo dialogo sociale, ma si è poi appunto progressivamente spenta la sua capacità sostanziale e propositiva sostanziale sotto i colpi delle politiche di austerità appunto innescate dalle regole fondamentalmente patto di stabilità e tutti i succi patti che sono stati i suoi successori con caratteristiche simili. Andando anche a guardare ad aspetti, se vogliamo, che hanno a che fare con
non tanto l'istituzionalizzazione di questi principi, ma con l'esercizio effettivo, se vogliamo, della democrazia economica, si vede anzi come in quel caso, appunto, le politiche di austerità abbiano avuto un effetto, se vogliamo, ancora più negativo, cioè non solo hanno azzoppato queste novità istituzionali, il dialogo sociale europeo e altre che andavano nella stessa direzione, ma hanno anche finito per intervenire direttamente sulle scelte politiche che rimanevano ancora in buona misura competenza dei livelli nazionali. O per fare soltanto un paio di piccoli esempi che mi sembrano molto significativi, cioè di questo contrasto fra democratizzazione, se vogliamo, almeno su questo aspetto, sul piano strettamente istituzionale, e poi politiche che in realtà vanno appunto a, se vogliamo, ad annullarla da un altro punto di vista, per fare soltanto un paio appunto, di esempi che mi sembrano significativi, a partire dal 2011, quando è stato tra l'altro approvato il nuovo patto di stabilità, appunto, che avevamo un nome leggermente diverso, che adesso mi patto stabilità e crescita, qualcosa di simile, fra il 2011 e il 2018, per dare un'idea, la Commissione europea, in virtù appunto di questi tipi di accordi, ha indirizzato ben 50 raccomandazioni specifiche a singoli Stati membri, relative, imponendo loro, intimando loro di frenare tutta una serie di elementi di dinamica della crescita salariale. Cosa che ovviamente è andata in direzione non dico di impoverimento immediato, ma certamente di non miglioramento delle condizioni di vita di tutta una serie di parti della popolazione, soprattutto di alcuni paesi membri, naturalmente, ma in linea generale, poi in tutti. Altre 38 raccomandazioni nello stesso periodo, 11-18, che ho trovato, riguardano questo periodo, ma insomma sono molto recenti. Altre raccomandazioni della Commissione hanno spinto i governi destinatari a introdurre elementi di flessibilità nei contratti di lavoro che hanno ovviamente contribuito a loro volta a generare una situazione di forte squilibrio, di forte, e anche ad accrescere le diseguaglianze, come diceva Giuliano relazione prima della mia. Un altro elemento, aggiungo soltanto questo e poi chiudo con una piccola, brevissima riflessione finale. Altro elemento, il fatto che questo tipo di aspetti qua, ha contribuito, quindi ha finito per contribuire ad abbattere fortemente alcuni degli elementi che in qualche misura andavano insieme allo sviluppo istituzionale di cui parlavo prima, cioè da una parte il livello di sindacalizzazione generale, ovviamente, hanno frammentato molto il mondo del lavoro, no? E dall'altra anche come conseguenza diretta livello, la quantità, se vogliamo, la quota di lavoratori coperti da strumenti come la contrattazione collettiva, che dal punto di vista sindacale naturalmente è spesso vista come lo strumento principale, se vogliamo, per raggiungere insomma, per meglio contrattare, meglio negoziare delle condizioni di lavoro. Per dare soltanto un'idea, negli ultimi 20 anni, anche a causa appunto di questo tipo di politiche, di questo tipo di sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea, la contrattazione collettiva in alcuni paesi è letteralmente crollata. In molti paesi dell'Europa orientale questo è successo, nei paesi, se vogliamo, economicamente più deboli, che più esposti, se vogliamo, ai cambiamenti della congiuntura economica, ma anche in alcuni paesi dell'Europa occidentale, ovviamente quelli soprattutto più esposti, che hanno pagato più duramente degli altri la crisi e poi le politiche di austerità ad essa connesse, per fare soltanto un esempio, quello più noto, più evidente, quello della Grecia, dove il livello di contrattazione, dove la percentuale dei lavoratori coperti, ripeto, da contrattazione collettiva in 20 anni è crollata dell'88%, cioè praticamente si è ridotta a un decimo, sì, a poco più di un decimo di quella che era. Era in precedenza. Cosa dire? Queste chiaramente, come dire, l'evidenza non depone a favore, se vogliamo, di un'Europa che gioca per la democrazia, che contribuisce, ma anzi, l'evidenza sembra mostrare un'Europa che in qualche modo contribuisce piuttosto a eroderla, se non a sgretolarla addirittura. Ma, però, come dire, ci sono.
secondo me, due molto brevi riflessioni che si possono fare. La prima è che questa è l'evidenza storica, ma c'è forse la possibilità in qualche misura di cambiare quello che è stato fatto finora e di andare in direzioni diverse. Quello che diceva Daniele nella prima relazione e Giuliano con un po' più di chiaroscuri nella seconda, a mio avviso, è vero. La crisi Covid ha dato qualche segnale di un cambiamento proprio in questo tipo di politica. Vediamo dove andremo, con molti forse, ma qualche cosa forse sta effettivamente cambiando. E l'altra notazione, ancora più breve perché vedo che il tempo a mia disposizione è scaduto, è semplicemente questa. Rispetto anche a quei grandi processi di cui hanno parlato appunto le due relazioni prima di me, anche quella di Giuliano che era più negativa, se vogliamo, più pessimista, ma quali altri tipi di strumenti possiamo avere se non la politica? E quale impatto politico può oramai avere uno Stato oramai relativamente piccolo come quello italiano? Forse un impatto maggiore può avere, semmai sarà possibile farlo, ma un qualche tipo di azione a contrastare quel tipo di movimenti, a quel tipo di dinamiche, se portata avanti in modo consistente dall'Unione Europea. Mi fermo qua, grazie a tutti per la pazienza, per il vostro ascolto e ovviamente. Non partiamo? Ci vedete? Ci sentite? No, non vediamo, ma va bene, cioè andate pure Però avanti. ci sentite almeno, l'audio c'è. Mi Ok, sento. la webcam al Mi momento sento. si è arrestata, non so perché, però almeno ci sentite. Allora, io ringrazio intanto Lorenzo per questo intervento, da cui mi è sembrato di cogliere come dato, diciamo così, sostanziale, quello di un'incidenza delle politiche di austerità come un'incidenza negativa sul processo di, diciamo così, di democratizzazione che in molti ambiti le comunità europee e poi l'Unione Europea avevano avviato. E quindi in questo senso forse anche il cambiamento che si profila dovuto all'emergenza sanitaria, cambiamento che si profila nel tipo di approccio rispetto alle politiche economiche diciamo precedentemente portate avanti in ambito europeo, forse pure questo cambiamento, chissà, potrebbe, seguendo questo tipo di ragionamento, essere l'inizio di un nuovo tipo di diciamo anche di spinta per tornare a promuovere quel tipo di democratizzazione di cui forse oggi si sente la mancanza sicuramente anche in sede europea. Allora, adesso finalmente passiamo all'intervento di Danilo Taino che, al contrario degli altri che lo hanno preceduto, non è un professore ma è un editorialista molto noto e molto attento ai temi europei e della economia internazionale. Collabora con il Corriere della Sera dal 1989, ha potuto anche godere di un punto di vista privilegiato, essendo come corrispondente dalla Germania, per seguire le dinamiche europee, è autore di diversi interessanti volumi, tra cui ultimamente uno dal titolo Scacco all'Europa, la guerra fredda tra Cina e Stati Uniti per il nuovo ordine mondiale. Quindi io lo ringrazio innanzitutto per aver aderito alla nostra iniziativa e gli lascio la parola. Prego. Buongiorno, spero che mi sentiate. Vi ringrazio innanzitutto per l'invito a questo dibattito che è estremamente interessante. Le relazioni che mi hanno preceduto hanno, credo io, centrato tutta una serie di questioni, tutta una serie di problemi che sono i problemi del momento, naturalmente, e non avevo dubbi che sarebbe successo, ma sono estremamente interessanti e sono i grandi temi che dovremmo affrontare. Nel mio intervento io sarò, diciamo, un po' più legato, non voglio dire alla cronaca, ma ad alcuni elementi di attualità, ad alcuni elementi di attualità che secondo me sono anche importanti perché comunque aprono delle finestre, no? Aprono delle finestre per capire che cosa succede, che cosa sta succedendo, come sta evolvendo il mondo. Nei giorni scorsi io mi stavo così interrogando, mi domandavo semplicemente
Rispetto alle elezioni presidenziali americane del 3 novembre, mi domandavo per chi votano o per chi voterebbero. Putin, Xi Jinping, Bolsonaro, questi uomini forti e probabilmente anche altri uomini forti. Ecco, e mi sono risposto, voterebbero tutti e tre sicuramente per Trump, non per Biden, ma per Trump. Ma non credo che, sicuramente anche per vicinanza ideologica, probabilmente, nel senso che tutti amano essere visti come leader forti, leader che decidono, leader che difendono i loro interessi, quelli che loro ritengono essere gli interessi nazionali. Sicuramente per ragioni ideologiche, ma io credo soprattutto veramente per interesse loro proprio e per interesse delle politiche che portano avanti. Per Bolsonaro è abbastanza semplice, nel senso che vive nel cono sud delle Americhe, un cono sud che è piuttosto travagliato, ha delle grosse difficoltà. C'è la questione dell'Argentina, c'è la questione del Venezuela, c'è la questione del Brasile stesso che è guidato da Bolsonaro. E quindi il presidente brasiliano credo abbia bisogno di un amico alla Casa Bianca per portare avanti alcune delle sue politiche e probabilmente anche per rimanere in piedi. Per Putin, anche qui è abbastanza chiara la risposta, Putin è sostanzialmente legittimato nella sua politica di recupero di influenza, lasciatemi usare questo termine, imperiale o paraimperiale, di tentativo di ricostruire alcune delle influenze geopolitiche che erano proprie della vecchia Unione Sovietica, che è un obiettivo che sta perseguendo il presidente russo. Trump con le sue politiche lo legittima e Trump con le sue politiche indebolisce anche l'Unione Europea. Trump non ama l'Unione Europea, in particolare non ama la Germania. Indebolisce sicuramente l'Europa, che è uno degli obiettivi anche di Putin. E per Xi Jinping è la stessa cosa, anche se è una cosa simile perlomeno, nel senso che Xi Jinping ha, credo io, teme per un certo verso una possibile vittoria di Biden, nonostante che Trump abbia attaccato pesantemente la Cina e continui a farlo, non solamente dal punto di vista economico, ma anche nella tecnologia, credo che Xi Jinping tema Biden perché probabilmente Biden riuscirebbe a costruire sempre su posizioni di sfida alla Repubblica Popolare Cinese. Riuscirebbe a ricostruire un'alleanza delle cosiddette democrazie, è una cosa che ha già detto, che ha fatto capire e che probabilmente porterebbe avanti una volta la Casa Bianca. E probabilmente Xi Jinping ha anche un altro timore, che una vittoria di Biden toglierebbe la pressione di Trump, che è per Xi Jinping una pressione importante anche dal punto di vista interno, perché sotto attacco, come l'ha portato Trump, nessuno è in grado di sfidarlo, nessuno osa sfidare per paura di essere bollato come antinazionale, come antipatriottico. Di fronte alla sfida di Trump, difficilmente ci sarebbero sfide forti all'interno della dirigenza cinese. Quindi io credo che questa cosa, che non sempre nella storia si è vista, cioè una serie di potenze che fanno tifo, o comunque che fanno tifo e probabilmente lavorano per una vittoria di un presidente, poche volte si sono viste e sono estremamente interessanti perché fanno capire come negli ultimi anni è cambiata la situazione globale. Io credo che questi interessi che sono arrivati velocemente negli ultimi tempi sulla scena internazionale siano il segno, gli interessi nazionali, siano il segno proprio di un profondo cambiamento che c'è stato rispetto ad una serie di cose che abbiamo visto nei decenni scorsi. Eravamo di fronte alla globalizzazione, eravamo di fronte a quello che era considerato un mondo piatto. Mi ricordo Thomas Friedman che ha fatto quel famoso libro del mondo piatto. Oggi il mondo non è più piatto,
è palese che non lo è, sono cresciute le frontiere, sono cresciute le divisioni, la stessa globalizzazione è per molti versi in ritirata, come è stato detto, è cambiata la logica globale e questo ha, sicuramente influisce pesantemente sul capitalismo, sulla democrazia e anche, credo io, anzi sicuramente, sulla stessa integrazione europea. Dal punto di vista della democrazia, ne ha parlato già il professor Pasquinucci, dal punto di vista della democrazia è palese che in Europa, ma non solamente in Europa, la diminuzione dei paesi che sono considerati, che sono democratici, è decisamente notevole. Iniziata già nel 2015, secondo Freedom House, e addirittura quindi prima della crisi del 2007-2008 dei subprime, uno studio molto recente riferito al periodo della pandemia sta segnalando che anche il 2020 è stato pessimo dal punto di vista della libertà. 28 paesi su 65 paesi che sono stati studiati sempre da Freedom House hanno censurato internet durante la pandemia proprio su questioni della pandemia. È, credo, una situazione che noi non possiamo non considerare estremamente, estremamente rilevante. Il segno di questo cambiamento che c'è stato e che sta influendo è naturalmente il segno più evidente, probabilmente è Trump, ma allo stesso modo è evidente il cambiamento di rapporti che ci sono, che si sono instaurati nel mondo negli ultimi 4 o 5 anni. Credo che la crescita della Cina e la sfida tra la Cina e gli Stati Uniti sia uno degli elementi più interessanti dal punto di vista di quello che sostanzialmente abbiamo di fronte. In questa situazione l'Europa si è concentrata molto negli ultimi anni, soprattutto sullo sviluppo di se stessa, soprattutto sui suoi problemi interni. Secondo me, negli ultimi decenni non ha visto arrivare questo nuovo scontro tra potenze, gioco tra le potenze. Ha creduto che, credo io, la globalizzazione fosse qualcosa di definitivo, di stabile, che le frontiere dovessero cadere in tutto il mondo, che il modello europeo dovesse espandersi in tutto il mondo. Non è successo, l'Europa non ha visto arrivare questi uomini forti, non ha visto arrivare uomini forti non solamente quelli che ho citato prima, Xi Jinping o Putin, ma anche Erdogan, ma anche l'Egitto è guidato da un uomo forte, tutta una serie di paesi hanno cambiato totalmente l'atteggiamento rispetto alla globalizzazione. L'Europa si è molto concentrata sull'economia negli ultimi decenni, sulla finanziarizzazione, come è stato sottolineato dal professor Gravini, e ha perso questa visione. Non è che la difesa degli interessi nazionali non ci fosse prima. Gli Stati Uniti hanno sempre avuto questa logica, anche se naturalmente la globalizzazione è stata un qualcosa di prettamente e fortemente americano. Gli Stati Uniti l'hanno sempre avuta, l'ha sempre avuta Putin, l'ha sempre avuta la Cina, che ha comunque come obiettivo il ringiovanimento del proprio paese. E l'ha portata avanti, la sta portando avanti. Quello che è cambiato è che questo è diventato l'elemento dominante, determinante, che sta spingendo indietro la globalizzazione e che ha ricreato tutte quelle frontiere che noi oggi stiamo vedendo. Il modello liberale o paraliberale, se preferiamo, dell'Unione Europea è entrato in crisi proprio di fronte a queste spinte del gioco delle grandi potenze, il ritorno della competizione fra potenze, che credevamo fosse stato superato definitivamente, credevamo che il mondo appunto fosse diventato in qualche maniera piatto, non è così, sono venuti fuori ancora gli interessi nazionali in modo potente e portentoso e l'Europa si è trovata piuttosto sbilanciata dal momento che il suo modello è un modello esattamente contrario a questo e che non ha tenuto conto di queste evoluzioni, non le ha viste arrivare. Il fatto che adesso se ne renda conto che la Presidente von der Leyen abbia deciso o abbia dichiarato di voler fare una commissione geopolitica è significativo di questo cambiamento di clima complessivo che anche
colpisce fortemente l'Europa. Si tratta di vedere se naturalmente riuscirà l'Unione Europea ad avere quel ruolo geopolitico di cui la Presidente parla. Il fatto sta che comunque l'Europa è per molti versi un paese cerchiato alla pressione della Russia, alla pressione degli Stati Uniti, di Trump, alla pressione della sfida cinese che è molto forte, alla pressione di Erdogan alle porte, alla pressione nella sponda meridionale del Mar Mediterraneo. Quindi è in una situazione in cui la geopolitica, la scelta geopolitica è obbligatoria per molti versi, ma per molti versi è difficile capire come 27 paesi senza una politica estera comune, senza una politica di sicurezza comune, possano riuscire ad affrontare questo cambiamento che, da una parte, ha messo in grande crisi la democrazia anche all'interno dell'Unione Europea. Un sondaggio abbastanza recente, uno studio abbastanza recente dell'Università di Cambridge ha notato che tra i giovani dei 20-30 anni, diciamo, i cosiddetti millennials, sono molto insoddisfatti della democrazia e molti di loro nemmeno ci credono. Quindi anche all'interno dell'Unione Europea questa situazione c'è, non c'è solamente l'Ungheria, non c'è solamente la questione della Polonia o della Romania, ma c'è in generale una disaffezione, un crederci meno, che è un processo che è vero anche per molti versi negli Stati Uniti. Questa situazione, secondo me, mi pare che abbia toccato pesantemente anche l'idea stessa di capitalismo, che per molti versi, o di capitalismi, se preferiamo, che per molti versi vacilla. Io qui pongo solo una questione alla quale non voglio rispondere e mi piacerebbe che in questa circostanza o in altre circostanze se ne potesse discutere, quella riferita al capitalismo, intendo. La sfida che arriva all'Unione Europea è da parte dei capitalismi cinese e del capitalismo degli Stati Uniti è piuttosto forte. È uno dei problemi che sta affrontando anche questo la Commissione Europea, quando ci si chiede come rispondere ai grandi gruppi cinesi sostenuti dallo Stato e ai gruppi di Stato che arrivano da Pechino e come rispondere alle big tech americane che stanno dominando i mercati più importanti del momento e per i prossimi anni. E la risposta è arrivata in una certa misura da Berlino e da Parigi, che intendono ormai da qualche anno, da un anno o due, cambiare le regole che sono state alla base della politica della concorrenza negli ultimi anni nell'Unione Europea. Vogliono una politica industriale che crei dei campioni nazionali, vorrebbero usare l'intervento dello Stato per creare campioni europei in grado di competere soprattutto con i grandi gruppi che arrivano dalla Cina sostenuti dallo Stato. Io qui mi pongo una domanda: se per contrastare la Cina l'Unione Europea debba diventare un po' più cinese, cioè un po' più capitalismo legato allo Stato e legato ai governi, e se per rispondere invece alla potenza delle grandi big tech americane, se l'Europa debba diventare il grande regolatore mondiale per quel che riguarda l'internet e per quel che riguarda il mondo del web, per quel che riguarda in generale le aziende più innovative. Quello che mi domando io è se l'Europa ha deciso, come sta facendo, di diventare il grande regolatore mondiale di questi settori, se lo fa perché crede nella concorrenza e nella competizione, oppure se lo fa perché non è in grado di creare in proprio, per tutta una serie di motivi e per tutta una serie di ragioni che non sto qui a toccare, non è in grado di creare propri grandi gruppi nel settore della tecnologia, dell'innovazione. Ecco, mi pare che l'elemento della geopolitica, il ritorno della geopolitica, il ritorno forte della geopolitica stia pesantemente condizionando la democrazia, stia pesantemente condizionando i modi di fare capitalismo. Io vedo dei passi indietro sia in una direzione che nell'altra e mi pare che ponga la questione dell'Europa e dell'integrazione europea in termini assolutamente, assolutamente forti. Questo
in particolare quello della democrazia, mi sembra abbastanza chiaro. C'è un regresso in tutto il mondo e c'è un regresso anche in Europa. Per quel che riguarda il capitalismo o i tipi di capitalismo, anche questi sono in gioco e sono in discussione. Io penso che i prossimi non saranno anni facili, anche al di là della pandemia. Credo che l'elemento principale sarà la sfida tra gli Stati Uniti e la Cina, che in questo momento sta avviandosi, sta iniziando perlomeno a praticare quella strada del cosiddetto decoupling, della separazione di un mondo almeno economico, tecnologico, della ricerca, della separazione tra un mondo centrato sulla Cina e un mondo centrato sugli Stati Uniti, nel quale gli altri paesi dovranno in qualche maniera, almeno parzialmente, schierarsi. Ecco, io credo che questo sarà il prossimo futuro che dovremo tenere conto, probabilmente per qualche anno, per qualche decennio, fino a che qualche nuovo ordine internazionale non detterà delle nuove regole anche alla democrazia e anche al modo di essere del capitalismo. Io credo che l'Europa abbia un grande ruolo da giocare in via teorica, non sono sicuro che riuscirà a giocarlo, però vedremo. Ora riprendo io la parola, non credo ancora una volta di essere visibile. Ringrazio moltissimo il dottor Taino per questo intervento che tra l'altro come storici delle relazioni internazionali credo che ci abbia particolarmente appassionato perché ci ha anche riportato a temi a noi più vicini in un certo senso. Ha sottolineato giustamente il ritardo dell'Unione Europea nel comprendere quelle che erano le nuove dinamiche che si profilavano sullo scenario internazionale, in particolare con questo scontro tra Stati Uniti e Cina, che non poteva non avere una serie di ripercussioni non solo da un punto di vista economico, anche sul percorso di integrazione europea. Un ritardo che a me, per esempio, ha sempre colpito anche nella mancata risposta. Per esempio, sul piano economico, delle iniziative economiche, mi sono sempre chiesto come mai in Europa non si sia mai pensato di collettivamente mettere in piedi un motore di ricerca europeo che sia in grado di sfidare i grandi giganti del web. E poi mi chiedevo più in generale questa crisi della democrazia, che diciamo alla quale ognuno di noi oggi ha cercato di dare delle spiegazioni. Se non è forse il caso di cominciare a chiedersi se in realtà i parametri con cui si è sempre misurato il tasso di democrazia, oggi come oggi, forse corrispondono sempre meno ai desideri di molti, anche e soprattutto delle nuove generazioni che probabilmente si aspettano altro piuttosto che il rispetto di quei parametri che fino a poco tempo fa noi abbiamo sempre ritenuto, diciamo, degli standard da raggiungere a tutti i costi. Oggi forse nelle nuove generazioni soprattutto, come dire, le aspirazioni, le priorità potrebbero essere diverse. Detto questo, abbiamo pochissimi minuti. Io devo per forza fare una scelta radicale tra le varie domande che sono poste qui dagli studenti o comunque dai partecipanti. Ne scelgo una, l'ultima che vedo, a proposito del, così ci riallacciamo all'ultima, relazione, a proposito della politica di Trump e diciamo dello scontro forte sul piano economico che ha proposto rispetto, alla Cina. Non so se su questo, il dottor Taino o qualcun altro vuole continuare, diciamo, fare qualche considerazione. Forse Dino è il più indicato in questo senso. Se ci sente. Sì. Ok. Sentite? Sì, spero di sì. Sì. Ma a me pare che sia l'elemento decisivo dei prossimi anni questo, sia per quel che riguarda il capitalismo che per quel che riguarda la democrazia. Al di là di Trump, al di là delle tariffe che ha messo contro la Cina, e al di là della polemica, il problema esiste. Direi che ci sono
che ci sono pochi dubbi, il problema esiste, lo riconoscono lo stesso Partito Democratico negli Stati Uniti, lo riconosce la Commissione Europea che ha deciso di considerare un rivale strategico la Cina. La questione è questa: chi stabilirà le regole del capitalismo e della democrazia nei prossimi anni e nei prossimi decenni? Questa è la sfida aperta. Non significa che dobbiamo fare come dice Trump, significa che però probabilmente chi crede, i paesi che credono nella libertà di mercato e che credono soprattutto nella democrazia, devono porsi il problema di come affrontare la Cina. Il che significa naturalmente che la Cina è un colosso straordinario, è un paese che ha avuto uno sviluppo eccezionale, mai verificato nella storia in precedenza, e credo che debba essere in qualche maniera, non possa non essere in qualche maniera ritenuta una grande potenza alla quale dare spazio e alla quale dare voce, anche perché è interesse di tutti naturalmente che la Cina rimanga e si arricchisca, che i cinesi si arricchiscano. Il problema è il problema politico di chi domina questa situazione e di chi impone le regole internazionali. Una Cina meravigliosa e fortissima che segua delle regole stabilite a livello internazionale, credo che sia quello a cui sia l'Europa che gli Stati Uniti debbono in qualche maniera puntare, e io credo che l'unico modo per cui questo possa avvenire è se gli Stati Uniti e l'Europa riescono a stare insieme ad affrontarla e ad aprire un dialogo, certe volte anche da posizioni di forza, aprire un dialogo con la Cina per costringerla in qualche maniera a rispettare le regole che noi, perlomeno noi occidentali, riteniamo fondamentali sia dal punto di vista del mercato che dal punto di vista della libertà e della democrazia. Sì, io sono assolutamente d'accordo. Dirò una cosa brevissima, non si preoccupi, dottoressa Salvi, dirò una cosa brevissima, ma soltanto per rafforzare un po' quello che diceva Danilo Taino. Io credo che un'altra delle grandi occasioni perdute sia stata il mancato accordo TTIP tra Unione Europea e Stati Uniti, perché in quel caso noi avremmo fissato come più grande blocco economico mondiale delle regole al commercio mondiale, e a quel punto avremmo potuto in partnership andare in un certo senso a negoziare e ad imporre alla Cina un modello diverso di commercio internazionale. Questa è la mia idea. Abbiamo perso un'occasione, forse l'ennesima occasione. Poi gli Stati Uniti sono andati allo scontro direttamente con la Cina, e questa forse è uno dei pochi punti che Trump ha sollevato sul quale non sono completamente in disaccordo. Allora, io ringrazio tutti per questa partecipazione, non solo tutti i relatori ma anche tutti i partecipanti, a cui diamo appuntamento il 29 ottobre alle ore 9:30 per il secondo incontro, che avrà per tema "Il popolo ha sempre ragione, demos versus sovranazionalità europea", e che si svolgerà sempre via web ma con anche alcuni presenti in aula dell'università, in una delle aule dell'Università di Siena. Grazie ancora e lascio la parola a professoressa Salvi. Chiedo scusa, soltanto una cosa. Siccome abbiamo chiesto se era libera l'aula ancora per qualche minuto, in realtà l'aula è ancora libera per qualche minuto, quindi volevo chiedervi cortesemente, visto che i vostri interventi sono stati molto interessanti e chiaramente hanno anche sollevato domande e considerazioni, li abbiamo qui nella sezione domande, abbiamo estrapolato qualche domanda. Volevo sapere se volevate rispondere, vi diamo ancora una decina di minuti. Va bene? Se ci prendiamo ancora questi 10 minuti per rispondere ai partecipanti? Va bene. Va bene, ci proviamo, sì. Allora, quale può essere un'altra domanda? Questa per esempio... Questa per Daniele Pasquinucci sul processo di integrazione europea, che potrebbe riprendere un percorso favorevole alle spinte federaliste, ma solo nel caso in cui si accettassero regole comuni e anche pari opportunità, diciamo così. È una prospettiva che effettivamente
appare, diciamo, realizzabile in un medio futuro? Daniele, tu che ne pensi? No, ovviamente non è realizzabile, almeno nel, diciamo che la crisi attuale, che come è stato detto da un po' tutti i relatori, ha la sua origine nel 2008, nell'ambito dell'Unione Europea ha avuto come riflesso non un incremento, diciamo, dei tratti che vengono chiamati di comunitarizzazione, diciamo, e quindi, diciamo, non ha avuto affatto una spinta verso prospettive di unione politica o comunque di incremento di coefficiente politico all'interno dell'Unione Europea. Come è abbastanza noto e come è da più o meno tutti gli studiosi sottolineato, l'effetto è stato esattamente il contrario, cioè è stato quello di aumentare il cosiddetto approccio, di incrementare il cosiddetto approccio intergovernativo, l'intergovernamentalismo, e cioè una prevalenza delle decisioni prese spesso alla unanimità o comunque con l'accordo di molti governi a danno delle istituzioni sovranazionali o con un ruolo limitato delle istituzioni sovranazionali. Non dimentichiamoci che il famoso e per alcuni famigerato fiscal compact, da cui poi insomma, è sorta tutta una serie di conseguenze, come sappiamo, e che è stato anche riformato e rivisto, ma il famoso fiscal compact è un accordo intergovernativo al di fuori del quadro giuridico dell'Unione Europea e peraltro, come abbastanza noto, non è stato firmato neanche da tutti i governi della allora Unione Europea a 28, quanti erano? Anzi, a 27 perché, no, a 28 la Croazia era già dentro, sì, quindi, e di fronte al fiscal compact e alla esclusione delle istituzioni comunitarie, come sappiamo, Parlamento e Commissione hanno protestato. E da lì in poi, diciamo che questa tendenza all'intergovernamentalismo è aumentata ulteriormente. Molte altre vicende, la vicenda per esempio del tentativo di riformare la legislazione comunitaria sull'immigrazione dimostra come il potere di veto dei governi sia elevato, fortissimo. Quindi diciamo, per quanto noi, e chiudo, si possa stare qui a disquisire sulla opportunità di una sempre maggiore comunitarizzazione delle decisioni, diciamo il processo adesso sta andando in una direzione che è ben diversa da quella che si può auspicare, insomma. Perfetto. Professor Se Caviglia, vogliamo. vogliamo chiudere qui, allora Va bene. che dice? Sì. Questo D'accordo, io mi fa però pensare vorrei. al lato troppo. No, assolutamente. Sì, mi Vorrei dica. approfittare per ringraziarvi e tutti. È stato veramente un dibattito molto interessante. Ricordiamo ai nostri utenti che il prossimo appuntamento è il 29 ottobre e che avete E ci tempo saranno per anche voci registrarvi femminili fino al perché. 28 ottobre alle ore 20. Chiedo scusa. No, volevo dire che ci saranno anche voci femminili perché giustamente mi è stato not fatto notare che in questa occasione non abbiamo coinvolto colleghe, però è già stato previsto, sono già nel panel dei Sì. relatori per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, per cui possiamo Sì, no, tranquillamente infatti, confidarne su questo questo sicuramente. aspetto, assolutamente. Quindi il prossimo appuntamento, vi dicevo, è il 29 ottobre alle ore 9:30, ma per registrarvi avete di tempo fino alle ore 20 del giorno prima, perché noi poi dobbiamo chiudere le registrazioni per potervi inviare i link, l'aula e così via. Ringrazio moltissimo i relatori, ringrazio di nuovo l'EDIC Siena nella persona di Angelita Campriani e il professor Pasquinucci che ci ha proposto questo interessante dibattito. E quindi ci rivediamo tra una settimana. Esattamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti, allora buon proseguimento di giornata. Grazie, Arrivederci. grazie a voi.